Buongiorno, siamo qui con Luca Colaiacovo, presidente della Santa Monica Spa, la proprietà di questo fantastico impianto dei motori, di questa mecca dei motori che si trova qui nella Riviera Romagnola, per parlare di questo 2022 che rappresenta un momento importante per il tracciato, che rilancia gli investimenti e soprattutto compie 50 anni. 50 anni che per un uomo sono un'età critica, io li ho fatti l'anno scorso, per un tracciato invece non sembra avere gli acciacchi che ho io, insomma, Luca. Faccia le manutenzioni. Assolutamente sì, diciamo che 50 anni non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Però sono quelli che servono per dare un'ulteriore spinta forte in quello che noi crediamo e quello che stiamo facendo. E come tu hai avuto modo, diciamo, di dirmi, è piacevole condividere questa esperienza con tutti quanti voi, dai giornalisti agli addetti ai lavori, quindi a tutto il mondo della Riders Land e della Motor Valley. Sì, oggi che erano la possibilità, Corsini, Lonfernini, Piccioni. Che dà la possibilità poi al territorio tutto, e quindi anche sindaci di tutta la Riviera e alla Regione, oltre a San Marino, per dare un'ulteriore spinta e finalmente dopo qualche anno si è capito l'importanza di avere una struttura dinamica che permetta di avere un gonfia sgonfia di flussi, che permette alla costa tutta di poterne beneficiare, dall'alloggio fino, diciamo, al bar ristorante, e questo fa sì che tutta la Riviera possa diciamo sfruttare queste iniziative che sono in questo anno 2022 tantissime e ne andiamo fieri. Ma è anche un anno, come dicevi tu, particolare, festeggiamo 50 anni, non si festeggiano tutti i giorni, viene una volta ogni mille, come si dice, e questo ci permette comunque sia di consolidare un territorio e la squadra, il nostro team del Misano World Circuit, che sta crescendo, e quindi anche stiamo investendo in persone qualificate che ci diano una mano a gestire un qualche cosa che sta crescendo. Investimenti tantissimo. Vedo anche in strutture, c'è lo square, la piazza con tanti, diciamo, un salotto commerciale di assoluto livello, c'è una nuova ala che verrà completata, insomma è sempre più non solo un circuito per appassionati, per gente che vuol correre, ma anche per gente che vuol guardare, per gente che vuol vivere le corse. Assolutamente sì, hai fatto bene a dirlo, perché ne andiamo molto fieri. Eravamo partiti con una palazzina nuova che potesse contribuire ad allungare i box e a dare anche un contegno completamente diverso e uno stile completamente diverso da quello di un classico autodromo ad una riviera tutta, a una square che era un sogno che avevo un po' nel cassetto, che poi siamo riusciti con Andrea e con tutti i ragazzi del nostro team, anche con il nostro amministratore, a condividere e a farlo diventare una realtà. Logicamente va terminata e stiamo lavorando per poterla terminare in tempi abbastanza celeri. Per quello che concerne la palazzina, nuovi box, ma comunque la palazzina, chiamiamola VIP, comunque ci darà la possibilità di poter ospitare diciamo una serie di manifestazioni con degli spazi migliorati, e purtroppo il Covid ha fatto sì che l'investimento, che era previsto in tempi molto più rapidi, sia stato un po' rallentato, e questo rallentamento ci porta a creare tre step, perché poi purtroppo bisogna anche lavorare, quindi possiamo lavorare solo in alcuni periodi, quindi c'è la prima fase dell'anno e l'ultima fase dell'anno, e quindi cercheremo di terminare entro il mondiale Superbike il secondo step, per poi cominciare a fine anno l'ultimo step, che poi si concluderà nei primi mesi del 2023. Quello che vi posso dire è che avremo sicuramente, dopo aver vissuto un periodo Covid e aver potuto godere anche se in maniera embrionale l'anno scorso della palazzina, con delle nuove riflessioni che hanno portato sia noi che lo studio che ci sta assistendo a ricreare degli spazi in maniera diversa, e poi perché no, noi siamo abituati a stare un po' all'aperto e quindi creare un qualche cosa che trasmettesse sempre di più questa osmosi, diciamo, e libertà che tutti quanti noi stiamo rincorrendo. Sarà una ragione in più per venire a scoprire il circuito direttamente qui a Misano, quest'anno ricchissimo di eventi, un cinquantenario veramente gustoso e appetitoso. Un saluto a tutti, grazie Luca, grazie e a voi. Ci vediamo presto. A presto.